Una buona giornata e buona venerdì da Speciale News Web 24. La CEI ha introdotto l'obbligo di denuncia alle autorità civili nel caso di pedofilia compiuta da un religioso. Era una delle novità molto attese nella linea guida sulla difesa dei minori che aggiornano il tutto nella condizione legata di quando questi provvedimenti erano stati presi nel 2012 da Papa Benedetto XVI. L'obbligo che vincola i vescovi al presentare l'esposto e morale, non essendoci tra l'altro una legge canonica che lo prevede, ma è una svolta di non poco conto, anche perché il vescovo sarà chiamato a presentare una segnalazione. A quel punto si potrà incoraggiare la vittima a presentare una denuncia per violenza. Per Erwin Weinstein c'è un possibile accordo con il procuratore generale di New York da 44 milioni di dollari per risolvere l'azione legale intentata nei suoi confronti da alcune donne che lo accusano di molestie sessuali. Lo riporta il Wall Street Journal, precisando anche che 30 milioni di dollari andrebbero ripartiti tra alcune accusatrici, creditori dell'ex studio di produzione ed ex dipendenti. Il resto della somma poi andrà al pool degli avvocati che difende l'ex re di Hollywood. Le relazioni pericolose è stato uno dei film cinematografici di ampio successo, quello che ha riscoperto la carica e la critica di un'attrice come Glenn Close. Adesso la trasposizione cinematografica diventa teatrale il prossimo 6-7 giugno a Bisceglie presso le vecchie segrerie Mastro Totaro, grazie al Teatro del Viaggio che insieme alla nuova Accademia Orfeo proporranno questo evento che siamo certi riscuoterà il tutto esaurito. Mesi di prove senza fermarsi con la creazione di un laboratorio teatrale, con un unico obiettivo: portare sul palcoscenico un'opera impegnativa senza tralasciare nulla di ciò che dal cinema è creato, con l'aggiunta anche di musiche italiane, di canzoni di grandi artisti che si intersecheranno nelle varie scene che verranno vissute. Spostiamoci adesso a Trani, dove è stata sgombrata per fortuna senza eccessi di tensione, ma con serenità, la casa di un custode di una scuola cittadina. Per i dettagli, news24.it. Questa mattina a Trani la polizia locale, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza e i carabinieri della compagnia di Trani hanno eseguito lo sgombero della casa del custode della scuola media Giovanni Bovio, occupata da alcuni mesi da un nucleo familiare non avente titolo, composto da 5 minori ed un uomo pregiudicato. Il tutto è avvenuto intorno alle ore 8. La vicenda parte da lontano, febbraio 2017, quando la stessa famiglia occupò la casa natale di Giovanni Bovio. Al fine di rendere sereno lo sgombero coatto, è stato necessario trovare una sistemazione per i minori del nucleo familiare, che ora saranno ospitati dal nonno, subito resosi disponibile ad accogliere i propri nipoti. In un clima sereno, dunque, i 5 minori sono stati accompagnati dalla polizia locale, che ha provveduto al trasporto dei bagagli, immediate le operazioni successive di trasloco di tutto il materiale che componeva l'arredamento dell'immobile tramite una ditta specializzata. La struttura, definitivamente liberata, è stata così riconsegnata alla disponibilità del comune di Trani. Sul posto, oltre alla polizia locale e ai carabinieri, presenti anche i vigili del fuoco e il personale del 118. Come detto, il tutto si è svolto nella massima serenità, senza dover ricorrere ad alcun tipo di intervento forzato. La pagina sportiva al via domani, l'ultima giornata della stagione del campionato di Serie A, con due anticipi che ormai non hanno più nulla da dire al campionato. Diranno l'arrivederci alla Serie A Frosinone e Chievo, impegnate nello scontro diretto al Matusa, mentre Bologna e Napoli si accontentano di risolvere la pratica dopo aver conquistato una la salvezza e l'altra la Champions League. Ma il vero clou sarà domenica sera, con le partite più importanti che riguardano proprio il diritto a partecipare alla prossima competizione europea e anche di rimanere in Serie A. Cagliari, Udinese, Fiorentina, Genoa, Inter, Empoli e Napoli, anzi Roma, Parma, le partite più attese di una domenica che si preannuncia ricca di grandi emozioni. È tutto per questa prima edizione del nostro giornale, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con Speciale News Web 24, stasera alle 19. Buon inizio di mattinata, a più tardi.